Allora, ciao a tutti, allora ritorniamo qua, vediamo Ehi, cosa da sei dirci. tu? Ti ho visto in TV. Sì. Sono qui per Clegg Clayton. Ti do il benvenuto, leggenda. Io sono una leggenda, eh. Poi ho fatto la gara e tutto. Hai spaccato di brutto. Ehi, Adoro bomber! il tuo stile, killer. Alla grande, killer. Muoviti, idiota, il bar è là. Ma come ballano? Ehi! Ehi! Ascoltatemi bene ora! Ho una grande! No! Anzi, ho una fantastica sorpresa per tutti voi! Date un'occhiata qui, signore e signori! Eccolo! Il famoso magnate della zona devastata, Clegg Clayton. Così egocentrico che pare torturi la gente solo per ottenere consensi. Io, il grande Clegg Clayton, ho qui per voi l'inimitabile, l'inarrivabile Super Killer Walker! Mia gallina dalle uova d'oro. Resta con me e saremo inarrestabili. Vuoi essere grande? Vuoi diventare una stella? Il vecchio zio Clegg Clayton e il tuo lascia passare per il successo! Vedrai! Non ti deluderò. Voglio essere grande. Oh, senza alcun dubbio, cazzo. Tutti hanno uno scopo a questo mondo e il tuo sembra proprio che sia quello di non avere rivali! Allora, che ne dici se andiamo a parlare in un luogo un po' più privato, eh? Probabilmente sto per offrirti l'affare migliore della tua vita! Io non penso di dovermi presentare. Avrai già sentito parlare di come ho trasformato il retaggio di mio padre in un impero! Certo, tutti conoscono la storia dell'irresistibile Clegg Clayton, lo straordinario orfano multimilionario. È per questo che sei qui, naturalmente. Tutti vogliono vedere dove vive l'uomo più ricco e generoso che ci sia. Ah, eccoci qui. Ammira Super Killer Walker. Il cuore pulsante di questa città ad alta potenza. Il centro nevralgico dell'impero Clegg. Il mio ufficio. La cabina di comando da cui controllo il mio impero finanziario. Oggi sono l'uomo più ricco della città. Ma presto il potere assoluto sarà mio. Un potere incontrastato. Appena quella vecchia strega decrepita di Losum Agar mi cederà il suo ufficio da sindaco, le cose cominceranno ad andare per il meglio, vedrai. Allora la ricchezza non ti basta. Sei tagliato per qualcosa di più grosso, vero? Ora lascia che ti parli di mio padre. Mio padre era un grand'uomo, lui. Tutti dicono che era un grand'uomo. Ha gettato le basi di Wellspring. L'ha fatto, ma papà... A mio padre mancava l'iniziativa per unire potere ed economia. Era un sindaco, ma non era così ricco. Io... La gente mi dice che a me l'iniziativa non manca e io dico alla gente che diventerò l'uomo più potente della zona devastata. Cosa? Cosa può esserci di così urgente? Mi guardo. Ah, ok, ok. Aspetta un secondo. Oh, Super Killer Walker, baby! Devo rispondere! Fa come se fossi a casa tua. Versati da bere, fatti un occhio di tossicuro. Sono super bulbosi. Sì. Parlami. Ah, sì. Cioè, no, non intendevo. Adesso ascoltami! Sai benissimo chi sono. Sono io
I soldi. Io ti prendo tutto. Lo sai che puoi fidarti di me? La mia parola è una garanzia. Come se non si vedesse, eh? Bene, Losu, il congegno è al suo posto. Lo so, sta già trasmettendo dati. Ora vattene da lì. Come se non si vedesse. È come se non si vedesse. Però è più piccolo, però. Il trasmettitore è grandissimo, non si fa a non vederlo. Super Killer Walker, ancora una cosa. Come sta la vecchia Losum di questi tempi? Ma che sorpresa. Sì, mi è giunta voce. Niente sfugge a Clegg Clayton. È così. Le mie spie e i miei agenti lavorano 27 su 24 per tenermi informato. Pare che Clegg te l'abbia fatta. Pare che dopo tutto tu abbia perso. E visto che questi sono i tuoi ultimi attimi, ti faccio una grande rivelazione. Sì, vedi, ho pensato a tutto. Ho il giocatore più potente della zona devastata dalla mia parte. Chi? L'autorità, ecco chi. Sono in confidenza con il generale Cross. Quando prenderanno il sopravvento? Ragazzi, ragazzi, non ci saranno limiti. È tutto grazie alla mia incredibile abilità di negoziazione. Sono semplicemente il migliore in tutto quello che faccio e tu sei solo un'insignificante marionetta di Losum. Beh, addio, marionetta di Losum. Addio. Lo immaginavo. E adesso cosa lanci? Per favore. Losum, mi ricevi? A stento. Stai bene? Sì, sono proprio sotto Wellspring. Mi hanno buttato in una specie di fossa dalla tromba dell'ascensore. Ma la vera notizia è che Clegg se la fa con il generale Cross. Allora non c'è tempo da perdere. Mando una squadra d'assalto da Clegg. Parlerà in un modo o nell'altro. Passo e chiudo. Mannaggia. Beh, gli abbiamo fatto un sacco di danni con il fucile a pompa, eh. Abbiamo fatto un giro. Oh, quante munizioni!
movimento. Ah, vedo che vogliono finirla male. Quindi aver perso tutto. Non tutto, perché c'è questo. Non ho neanche usato sovraccarico. Vabbè. Ancora erano le tue squadre. Vediamo tutto quello che si può fare, perché sono sicuro che i componenti elettrici ci serviranno. Ma perché dovessi andare di lì? Sicuro devo aprire la porta qua. Ho preso tutto.